Ciao ragazze e ragazze, con il nostro sottofondo musicale vorrei truccarmi con questa palettina già mostrata, la Harmony di Mesauda, che è questa qua, molto carina. Allora, vediamo un po'. Oh. Metto questo qua con le dita, lo applico. È molto pigmentata, sono bellissime. Costo modico, un buon brand, Mesauda, secondo me, merita proprio, come anche i suoi prodotti liquidi, cioè sono ottimi, li ho già mostrati, cioè proprio una bella palettina. Oggi solo questa ho portato, in effetti. Allora provo con questo nella piega, poco poco. Alzo un pelino la musica, spero di non darvi fastidio. È un torto, era molto carino questo qua. Sembra più scuro di là, mentre non lo è molto dal vivo. Se è il riverbero della luce, così, da questo effetto. Poi voglio applicare un pochino anche di questo poco qua, perde un po' i glitterini, non qua ma sui vestiti, quindi vi saprete poi regolare chi volesse acquistarla. Allora poi prendo il nero e vado a picchiettare il fondo dell'occhio, proprio picchiettare, portando un po' in su e in largo, picchiettare un po' in su e in largo. Proprio la luce, perché sono uguali. Allora, poi come punto luce vado a recuperare il mio illuminante, che tra un po', no, ce n'è ancora, comunque non lo acquisto più, penso. Ne ho altri, voglio finire un po' quello che ho, pian piano. Allora, con lo stesso pennellino vado a recuperare un po' di questo prodotto applicato prima e lo applico per bene. Sapete che con le dita si fa fatica. Prendo un pennellino più. Sì, direi questo che va benissimo. Scusate che non l'ho ancora lavato, quindi gli do una passata. Vado a recuperare questo, vediamo se mi piace anche così.
Vi assicuro che non c'è macchia, ma l'assicuro proprio. Con il pennellino qua, diamogli una passatina. Vado a definirlo meglio così, sfumandolo un po'. Uguale. Sembra forse un po' più scuro di là. Io applico qua. Benissimo. Scusate. Allora, prendo la matita nera. Sì, mi fa così perché la... Allora, facciamo una cosa bella. Prendo un po' di questo e con il nero vado e porto sotto. Facendo questo passaggio, di solito tutte le youtuber dicono che poi la matita durerà ancora di più perché si fissa facendo questo lavoro. A me onestamente non è per fare la galla, ma non mi serve perché la mia matita è top. Non sbava. Ed è waterproof, quindi seriamente waterproof. Quindi non ho bisogno di quel passaggio. L'ho fatto semplicemente perché qua avevo sbordato un pochettino con la matita. Quindi per riprendere e sfumare un po' il tutto, ho preferito allungarlo. Scusate, ma mi sento. Ogni tanto mi sento una specie di solletichini varie, come se qualche insetto ti morsicasse. Invece no, è lì il fatto, non ne ho. Sarà la circolazione. Capita anche a voi ogni tanto. Se vi va, fatemelo sapere, però scusate, non lo sento proprio. E invece no. Sarà ormai la circolazione. Ora il mascara. Ta-da. Poi vi devo mostrare una cosa che mi è arrivata ieri, che mi ha regalato mia figlia.
ed è un qualcosa di curativo. Il rossetto in questione è questo di Revolution, il Bomber Shimmer, che è ottimo. Ma avete scritto voi il nome? Dovrebbe essere Sparadise, Sparking, una roba così. Ed è questo. Io poi ci ho messo un pochino, poco poco, infatti si vede poco, la matita solita che utilizzo di Primark. È la più scura. È molto corposa, non appiccica. Avevo portato anche questi, ma non credo che serva. Però giusto un filino questi bianchi. Vediamo, intanto vado da mia mamma. Non è che a lei piace come mi sistemo. Dice: come sei bella, amore. Ma tata. Ne ho messi proprio pochi, quindi non è che. Capelli oggi sono ricciolini. Magari vedo se passare la piastrina, perché io li ho mossi in sostanza. Questo è il mio make scusate, mi ha detto che perdonatemi. Allora, grazie a una di voi che non ricordo, ma è molto carina e mi ha consigliato questo prodotto per le ciglia. Dice che quello che promette mantiene. Quindi io l'ho trovato su Amazon, mia figlia me l'ha voluto regalare e l'ha preso anche lei, è anche per gli animali, eccetera. È questo prodottino da volume, allunga la vitamina e dà il pennellino, capite? Non è di quelli con lo scovolino, non è quello col pennellino che io non li ho acquistati. Se l'ho acquistato una volta non l'ho mai usato per paura che entrasse nell'occhio, mi dava fastidio. Invece così è proprio fantastico. Lo applico alla sera quando sono struccato, poi si può mettere anche sotto il mascara se non vado errato. Non è scritto in italiano, almeno non lo leggo, però è talmente scritto in piccolo che con il canocchiale poi lo guarderò bene. È arrivato ieri sera, comunque non l'ho ancora utilizzato. Niente, questo qua costa 6 o 7, 7 qualcosa mi sembra. Io su Amazon, l'amica, diciamo una di voi, mi sembra su un sito che si chiama Makeup. Niente. Chi lo volesse acquistare o può acquistare, perché dicono che sia ottimo. Bene, con questo è davvero tutto. Vi mando un bacione, ciao!